volendo, la militanza costituita, insomma, la parola militanza in una organizzazione politica, fatta anche di tanto di riflessione teorica e storica, ha portato a leggere meglio la realtà. Io penso che la funzione di questi incontri, di questi studi, di questo libro che riusciamo a fare, no? Certo. È quella, l'immediatezza cioè, pratica è questa. Se riusciamo a farlo è, io credo, un grossissimo risultato, perché un movimento comunista che non abbia più né teoria né storia, che facciamo? Insomma, noi tolleriamo tranquillamente che in televisione parli il segretario di Forza Nuova. E poi dice delle cose più di sinistra, un po' semiserio, però io non sono stato chiaro, io sentivo questo, ma pensavo che è un po' strano, mi sembra potrebbe essere uno di ricordazione, dico ma te l'ha detto gli italiani, non ce l'abbiamo capito, però rispetto a quello che dice Franceschini, dice, entra comunque penetra alla fine nelle masse sociali, sì, più... E la cosa molto interessante è che oggi la scuola Quadri la fanno in particolare i partiti di destra. Non noi. Beh, sì, perché... No? Sono partiti ancora ideologici. Insomma, la bandiera rossa messa a Berlino, questo è un grande merito del movimento comunista. E io non posso tollerare che venga sputata ospitando questi fascisti di merda. E peggio ancora ospitando dei comunisti di merda che non hanno neanche il coraggio di protestare. Si diceva scherzando, ma come oggi non è morto nessuno operaio, è qualcosa di strano la giornata, ma ti rendi conto? È vero, ogni giorno muore un operaio, li vedi i comunisti per passare a lottare, a protestare? E lui ha ragione, dice, non vedo la coerenza tra quello che diciamo e quello che è la mia vita quotidiana. E certo, ma basterebbe che ci fosse un'organizzazione capace di muovere della gente contro la morte degli operai, per vedere un briciolo, no? Di coerenza. E invece... La riforma universitaria, cioè noi con la distruzione della cultura, così che si svolge in tutta la storia. E cioè, non lo so che cosa abbia fatto in Berlusca, però io non tenderei a pensare che in epoca moderna nessun primo ministro è stato accusato di come si chiama? Pedofilia, insomma, no. O almeno si è stato, si è circolata la voce, quello si è dimesso. Fate il processo, no? Mi dimetto. Non può essere processato, se l'ho da fare. Benissimo, ma qui ha persino ragione Franceschini. Dimettiti e quindi saprai essere processato. No? Ciao. Allora. Buono compagno. Se non ci sono altre cose ce ne andiamo, se non ci sono altre cose.